tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Grandissima lettura difensiva. Ci sono metri a disposizione. Occhio all'attacco dell'avversario. Palla fuori, sarà corner. Comodamente recupera il pallone. Ottimo il tiki-taka qui. Palla che finisce fuori. Lo ferma ma non controlla. Occhio al suo movimento. Palla che termina fuori. Ci sarà la rimessa da parte del portiere. Piglia bene il pallone Barreto. Buono l'intervento sulla fascia. Lazar. C'è una traccia centrale interessante. C'è spazio per andare. Grande uno contro uno. Palla verso il compagno. Punizione da una mattonella molto interessante. Ha tentato il colpo di tacco. Attenzione! Prova ad andare, non trattiene, attenzione! Occhio al movimento dei compagni. Ecco il tiro. La delusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare. Non deve abbattersi, secondo me. Vasquez. Oggi
Barreto. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla che finisce oltre la linea di fondo, sarà rimessa. Diamo un'altra occhiata all'intervento del portiere. Deciso, puntuale, non si è lasciato sorprendere e ha negato il gol all'attaccante. Lazar. Può metterla in mezzo. Occhio al cross. Palla ball, parte il tiro e il pallone entra ed è gol. La regia si ripropone il gol da un'altra angolazione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0, Dybala. C'è la prateria per andare, Bas prova a sorprenderlo. Ha spazio per tirare. Difficile capire cosa volesse fare. Pallone comunque altissimo. Morganelli. Occhio al cross. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Stadio veramente ammutolito dopo questa rete che consente agli ospiti di portarsi in vantaggio nella parte finale del primo tempo. Ora devono inseguire, Pierluigi. Vedremo se questo gol cambierà i loro piani nella ripresa. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Lazar. Si contendono il controllo del pallone. Rigoni. Occhio al movimento dei compagni. Lazar. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Prova la botta ed è gol! Rete!
È un gol per certi versi sorprendente, anche se non per come stanno andando le cose in campo. Si stanno dimostrando infatti molto meno deboli di quanto si potesse pensare alla vigilia, e lo dimostra anche il dato sui tiri in porta. Sono scesi in campo, bisogna riconoscerlo, anche col piglio giusto. Stanno giocando meglio degli loro avversari, dati come favoriti sulla carta. Poi ci si sbaglia ogni tanto. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Si riprenderà con un fallo laterale. Dybala. Prova. Spazzano senza problemi. Salgono i compagni per dargli una mano. Grande parata questa. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Ed è riuscito ad evitare questo gol. Credo sia la prima parata dell'incontro. Occhio al tiro. Ed entra in rete. Gol! Comincia a diventare molto pesante la situazione per gli avversari. Pierluigi, siamo arrivati a livelli imbarazzanti. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Supera facilmente il difensore. Avanza, cerca il movimento dei compagni. Buono il lancio, smarcante. Prova a andare. Fa lo sciocco che concede una punizione davvero invitante. Ecco la punizione, conclusione violenta ma decisamente troppo alta. Questo replay ci permette di apprezzare nuovamente il gol. Duello molto fisico per il possesso di palla. Attenzione al tiro, palla ribattuta ma non è finita, palo esterno e pallone sul fondo, occasione. Palla schizza via dopo il contrasto. Si ripartirà con un fallo laterale. Vasquez. A metri a disposizione, prova ad andare, la sicurezza del portiere che dice di no. Si è mangiato un gol già fatto. Sta per arrivare il momento del cambio. Prova dalla distanza, la mette via di testa. Occhio al rimbalzo. Partita che ha visto dominare una sola squadra, difficile possa cambiare nel finale.
la spazza via. Sarà battuto dunque un calcio di punizione. C'è la prateria per andare, cerca la rete, palla ancora in gioco, pericolo, palla che esce, touche, rimessa laterale. Palla vagante, palla che finisce fuori. Attenzione, tira il respinto dal difensore. Si ripartirà con la rimessa, pallone che è stato toccato, deviato dall'altro giocatore. E c'è l'autogol. Un autogol davvero sfortunato questo. Prela. Andelkovic. Morganella. C'è il traversone. Esce e recupera il pallone. Chiede ai suoi compagni di salire, vuole andare con rinvio lunghissimo. Ed eccolo il fischio finale. Una grande prova, soprattutto la parte del reparto offensivo.